Oggi vediamo come realizzare pazzeschi slow motion con 1000 fps con una camera normale e senza utilizzarne una progettata per questo tipo di riprese. Se desideri realizzare straordinari video super slow motion a 1000 fps, oggi ti spiegherò come realizzarlo tecnicamente. Ormai con molte camere è possibile effettuare registrazioni a 200 fps e nel video di oggi ti guiderò attraverso una serie di preziosi consigli per sfruttare appieno queste opzioni e ottenere riprese ancor più straordinarie in slow motion arrivando fino a 1000 fps con una normalissima fotocamera. Prima di iniziare però, se non lo hai già fatto, ti chiedo di supportare il mio lavoro e i video che realizzo iscrivendoti e aiutandomi a far crescere questo canale con nuovi contenuti. Ciao, per chi non mi conosce ancora, sono Paolo Sabatini. Di professione mi occupo di regia, video e fotografia. Il mio lavoro e la mia specializzazione è produrre e realizzare spot pubblicitari. Questi super slow motion trovo siano piuttosto interessanti e il risultato sia davvero incredibile. Oggi utilizzerò sul set la mia Sony FX3 per mostrarti il menu delle impostazioni, ma non preoccuparti perché potrai farlo tranquillamente con qualsiasi altra fotocamera. Segui i concetti e le impostazioni di base e scoprirai come impostarli in modo semplice sulla tua fotocamera. La Sony FX3 offre una modalità che consente di registrare fino a 200 fps. Tuttavia, esiste un trucco per raggiungere la registrazione di ben 1000 fps, anche se tecnicamente questo non è possibile con questa camera. Per incominciare, la prima cosa da fare è configurare la fotocamera in modo che possa registrare i 200 fps. In modalità video, ecco la scheda, andiamo in qualità immagine, formato file, apriamo la scheda del formato file e in questo caso è estremamente importante selezionare XAVCS HD come formato file. Se scegli qualsiasi altra modalità non avrai l'opzione dei 200 fps. Successivamente mi sposto nelle impostazioni film, frequenza fotogrammi di registrazione e qui imposto la velocità di registrazione su 25p come base temporale. Questa impostazione è associata alla tua frequenza temporale. Io l'ho impostata a 25 perché utilizzo una timeline da 25 fps ed esporto a 25 fps. Torno indietro e vado alle impostazioni L e R. Nella velocità di registrazione imposto 25p come prima, poi nell'impostazione di registrazione metterò qua frequenza 200 fps. Nella scheda di impostazioni di registrazione metterò un 422 a 10 bit. Con queste impostazioni ora sei pronto ad iniziare a registrare. Per eseguire con successo questo trucco è fondamentale garantire un'abbondante illuminazione e mantenere la velocità dell'otturatore notevolmente elevata. Per quanto riguarda questo trucco, al momento metti da parte la regola dei 180 gradi. Questo è necessario perché la fotocamera deve catturare il massimo delle informazioni sul movimento. Assicurati quindi di mantenere una velocità dell'otturatore superiore a un 4000esimo di secondo, fino anche a un 8000 se ce l'hai. Per ottenere molta luce io utilizzerò delle luci da 300 W alla massima potenza e posizionate piuttosto vicino al soggetto da riprendere. Un altro trucco è utilizzare l'ISO nativi in modalità dual ISO, che per la FX3 sono 800 e 12.008.
imposta su 12.008. In questo modo otterrai molta più luce senza introdurre rumore nell'immagine. Adesso finisco di montare il set, mi preparo, faremo le riprese e poi dopo ci ritroveremo sul computer. Ora che abbiamo completato le riprese, passiamo al nostro programma di montaggio e vediamo come effettuare una buona post-produzione. Io utilizzerò Premiere Pro, ma ovviamente è possibile ottenere lo stesso risultato anche su altri software come DaVinci o Final Cut. Ecco la clip che ho registrato. I fotogrammi sono stati registrati a 200 fps in una sequenza da 25. Dovrò decidere quale parte della clip desidero rallentare e la rallenterò notevolmente. Per farlo, clicco con il tasto destro del mouse su Modifica tempo e poi su Velocità. In questo modo potrò controllare la velocità utilizzando questa linea creando fotogrammi chiave. Vado ora nella parte che desidero rallentare, per esempio qui, e con il pulsante Ctrl su PC o Command su Mac seleziono un punto d'inizio. Ora rallento questa parte al 10%, spostando in basso questa linea. È molto lenta se pensiamo che è stata registrata a 200 fps, ma la ridurremo ugualmente al 10% della sua velocità originale. La parte iniziale la rendo ancora più veloce per creare un bello speed ramp. Lo porto al 200%. Allargo queste maniglie. Regolo il bilanciere in modo da creare una curva più morbida e rendere questo passaggio più fluido. Il risultato non è ancora perfetto, è scattoso perché ovviamente mancano dei fotogrammi, quindi devo ancora fare una cosa. Clicco con il tasto destro sulla clip e vado su velocità durata, quindi in interpolazione tempo e seleziono flusso ottico. In questo modo il software inserirà alcuni fotogrammi nelle parti in cui mancano. Devo eliminare la linea rossa perché altrimenti la visione sarà ancora scattosa. Premo invio per fare il rendering e normalizzare la timeline. Questo è il risultato, come puoi vedere è fantastico, grazie al flusso ottico.
Spero che questo video ti possa essere utile. Ti consiglio come sempre di non smettere mai di studiare, di essere curioso e di imparare sempre. E se questo video ti è piaciuto, ti chiedo le solite cose. Iscriviti al canale, metti un bel pollice in su e magari se vuoi approfondire lascia un commento. Grazie e ci vediamo al prossimo video.